Venni mandato come ufficiale per le operazioni a raggiungere il comando di un battaglione di paracadutisti tedeschi che era già schierato sul Senio per prendere gli accordi necessari per effettuare il cambio tra i due reparti. A un certo punto fu richiamato indietro e tutto il mio lavoro non è servito a niente perché invece il battaglione fu spostato su un altro tratto di fronte del Senio, si pensò che ci avessero spostato per non farci mettere a confronto con i fanti della Cremona, che erano quelli dell'esercito del Sud, che erano arrivati in linea anche loro in quel periodo. Azioni notturne, pattuglie, venivano i caccia bombardieri a volo radente, mitragliavano, spezzonavano, poi interveniva l'artiglieria con lunghe preparazioni, poi uscivano fuori i mezzi corazzati a una distanza di circa 1 chilometro, cannoneggiavano le linee. Ebbene, però appena da parte del nord c'era una reazione di fuoco, quelli immediatamente cessavano tutto e si ritiravano perché fanti e insomma, uomini a terra non se ne vedeva.